Buongiorno, buona domenica, bentornati nel mio canale. Oggi video spesa, prodotti per la casa e per l'igiene della persona, ma soprattutto per la casa. E sono andata a Risparmio Casa, che è un ipermercato che vende giocattoli, prodotti per la casa, per la pulizia. E magari vi lascio il link nell'info box, perché non so se è un negozio che si trova in tutta Italia o solamente nel territorio centro-sud. E comunque questa settimana, dal 15 al 23 o 24 giugno, è la settimana delle offerte. Difatti la maggior parte dei prodotti che vi vado a mostrare costa al di sotto di 2 euro e questa cosa è una figata, perché sono prodotti comunque di marca che trovate appunto in promozione molto al di sotto dei 2 euro, e quindi io li ho sgraffignati perché sono comunque prodotti che conosco, che ho diciamo utilizzato per la lavatrice, per la lavastoviglie, comunque insomma per appunto la gestione casalinga, e così come anche i prodotti che ho acquistato per l'igiene della persona. Sono comunque tutti prodotti testati, quindi ve li mostro perché so che sono ottimi. A parte penso un paio che non ho mai preso, ma che mi hanno detto che sono comunque buoni. E poi ho trovato un prodotto, più che un prodotto, una cosa che mi serviva per casa, che avevo visto a Fai Tu Brico Io, che però costava 10 euro di più. Invece a Risparmio Casa l'ho trovato in offerta, quindi l'ho preso perché appunto era una cosa che mi serviva, ma ve la mostro verso la fine. E quindi niente, passiamo ai prodotti, così anche perché non ne sono tanti, così insomma vi mostro cosa si può acquistare di marca al di sotto dei 2 euro. Allora, inizio dall'alto, così l'inquadratura magari è più... prende un po' tutti i prodotti che ho preso, quelli sotto ai 2 euro. Aspettate che vi allargo un po', ok, così mi avvicino. Allora, era in offerta tutta la linea degli ammorbidenti, però aspetta, non so se vi sto facendo vedere il prodotto, sì, era praticamente in offerta tutta la linea degli ammorbidenti Lenor. Io trovo incantevole la profumazione di questo, che è praticamente all'ambra e ai fior di gardenia. È veramente buono, soprattutto la marca Lenor, io ve la consiglio se amate i capi profumati, perché è un ammorbidente che fa perdurare nel tempo la profumazione sui tessuti. Io ve lo dico per esperienza, soprattutto per le lenzuola, diciamo, del letto, che magari voi riponete una volta stirate nell'armadio e li ritirate magari dopo una settimana. Dopo una settimana le lenzuola profumano ancora di ammorbidente. Quindi io vi propongo e vi consiglio l'acquisto di questa marca Lenor, perché veramente perdura nel tempo. La pubblicità dice, mi sembra, una settimana, ma io vi assicuro che ho ripreso un lenzuolo che avevo lavato e stirato tipo un mese fa e ancora profuma. Quindi è un prodotto veramente consigliatissimo. Sono 26 lavaggi e infatti qua, ecco, c'è scritto anche qui freschezza 7 volte più a lungo. Effettivamente dura veramente tanto. A me piace questa profumazione, ne trovate anche di altre, sono tipo 5-6 profumazioni. Tanto io non so voi, ma io quando vado in questi negozi apro e annuso e poi acquisto. Ovviamente quando annusate il prodotto dal barattolo è leggermente diverso da quando andate a diciamo ritirare i panni asciutti dallo stendino o dall'asciugatrice. Sono leggermente diverse le profumazioni, però posso assicurarvi che sono tutte ottime e perdurano nel tempo. Ovviamente i prezzi li trovate poi in sovraimpressione, questo è un termine che non mi esce mai, in sovrappressione o in sovraimpressione, non lo so dire, però comunque lo trovate scritto all'interno del monitor, perché posso anche non ricordare precisamente, quindi ve lo scrivo, preferisco. Questo prodotto offerta, come gli altri, ma questo consigliatissimo. Stessa famiglia di ammorbidenti, cioè stessa, come si dice, no famiglia, nel senso stesso prodotto, ecco, stessa linea di prodotti, l'ammorbidente, ho trovato in offerta il coccolino. Ho preso la profumazione Aria di Primavera e 2 litri, ovvero 22 lavaggi. Allora, io credo che i lavaggi che scrivano qui siano indicativi, perché non so voi, ma io faccio
dalle 3 alle 4 lavatrici settimanali e un misurino, a volte ne metto uno, a volte ne metto uno e mezzo, a volte ne metto mezzo tappo. Quindi secondo me i misurini in cui mamma quanto pesa, scusate, i misurini comunque che indicano qui sono veramente indicativi. Allora, io ho preso la profumazione aria di primavera, che è quella celeste, perché secondo me è la più buona. E anche questo è un prodotto offerto in questa settimana, e trovate anche quello rosa e quello viola. Quello rosa mi sembra che è appunto alla rosa, e quello viola alla lavanda, ma io preferisco quello blu. Non mi chiedete perché, ma è un profumo che a me sa di naturale e quindi acquisto prevalentemente quello blu. E, per quanto riguarda Coccolino. E questo insomma, ecco il flacone, quello grande, qua c'è il dosatore. E anche questo è consigliato, è quello classico, non sono le nuove profumazioni che ha fatto, la nuova linea di profumazioni che ha fatto adesso, è il Coccolino, quello classico, però io lo trovo comunque buono e comunque lascia i panni morbidi, insomma fa il suo dovere di ammorbidente. Sempre reparto lavatrice, ho acquistato, perché appunto trovato in offerta, il Biopresto. Allora, il Biopresto è un detersivo che secondo me già la gente snobba, ma che è veramente ottimo sui capi. Io ho acquistato questo Biopresto con agenti scioglimacchie attivo su 100 macchie e sono 23 lavaggi. Anche questo è un prodotto che sta in offerta. E lo acquisto spesso sia per la profumazione ma anche per il tipo di lavaggio, nel senso che veramente scioglie le macchie, che i miei panni non sono macchiati, perché cerco di stare attenta, ecco, magari un po' più sulle tovaglie può cascare una goccia di vino, una goccia di caffè, però questo Biopresto li smacchia. Ovviamente se fate mantecare la macchia sul tessuto per numero giorni indefinito, neanche lo sgrassatore li leva via. Se voi invece macchiate la tovaglia e subito pretrattate e inserite nella lavatrice e usate il Biopresto, ecco, magari lì la macchia viene via. Io col Biopresto ho tolto il cioccolato, ho tolto il rossetto, ho tolto il vino e mi sembra anche il caffè. Quindi insomma le macchie, quelle un po' più diciamo generali che possono avere tutte le famiglie, il Biopresto le toglie via. E ho preso questo perché c'erano vari tipi in offerta, cioè quasi tutta la linea Biopresto era in offerta. Io ho preso questo qua che è attivo su 100 macchie, questo qui che è sempre attivo su 100 macchie però è alla profumazione agrumi di Sicilia. Allora, questo io ve lo straconsiglio perché veramente ha una profumazione fresca e ha la stessa funzione dell'altro ed è buono. Poi la marca, diciamo, il Biopresto e il tipo di prodotto, però poi alla fine l'azienda che fa il Biopresto è la stessa che fa la Dixan, la Dash ed sarebbe la Henkel, che sta scritto qua in basso. Quindi terminati i prodotti della lavatrice, passiamo alla cura dei piatti. Allora, per la cura dei piatti vi sposto un pochino perché stanno qui, vedete? Però non vi voglio avvicinare tanto perché sennò... Allora, praticamente ho preso in offerta il Sole Piatti Eco Ricarica, sono 2 litri, mamma quanto pesano queste confezioni, sto facendo ginnastica, super sgrassante a freddo, limone verde, formato risparmio col beccuccio. Io questi li preferisco perché prima di tutto durano un'eternità, soprattutto per chi ha la lavastoviglie e lava poco a mano. Io ogni tanto lavo più a mano che in lavastoviglie per risparmiare, però... è un prodotto che a me dura anche 6 mesi quando lo acquisto in offerta, questi da 2 litri, perché veramente insomma poi vabbè, nella mia famiglia siamo in 2, quindi non è che ho da lavare milioni di piatti, però ecco, è un prodotto che io ci faccio anche 4-5 mesi, quindi quando lo trovo in offerta lo acquisto, come in questo caso. Per la lavastoviglie invece ho acquistato questi 2 prodotti che sono di sottomarca. Allora, questo è proprio la marca Risparmio Casa, un attimo che non mette a fuoco, amico, metti a fuoco, amico mio, non fare il difficile, eccolo qua, cura lavastoviglie, proprio la marca, vedete, Risparmio Casa. Allora, non ha nulla da che invidiare da quello della Pril o della Finish, insomma da quello di marca, costa nettamente di meno, ha la profumazione al limone,
Comunque sgrassa e libera le tubature, che è quello che a me importa per la, diciamo, tenuta e la pulizia della lavastoviglie. E poi ho riacquistato della ditta Madel il sale, sempre per la lavastoviglie, però per la lavastoviglie elimina il calcare igienizzando, c'è scritto qui. Acqua più pura uguale lavaggio migliore, vabbè, questa è la pubblicità che scrive, insomma, nel prodotto. Anche questo è un prodotto, al di là del fatto che il sale per la lavastoviglie costa veramente pochissimo, oddio scusate, questo poi stava in offerta, quindi l'ho acquistato perché mi è sembrato, insomma, buono. Io poi vi consiglio sempre di non mettere solo sale purissimo per la lavastoviglie, ma di smezzarlo con l'aceto di vino bianco, perché mi era stato consigliato da proprio il manutentore della lavastoviglie che mi era venuto a riparare la lavastoviglie di usare l'aceto per le tubature, perché igienizza e scrosta molto meglio del sale, perché il sale tende anche a opacizzare le stoviglie, a differenza dell'aceto che invece non fa venire questa cosa. Difatti io spesso uso metà confezione di sale e aggiungo circa mezzo litro di aceto bianco di vino, e devo dire che effettivamente funziona come soluzione. Poi per altre cose, insomma, sempre per la casa, però che non hanno più a che fare con piatti e panni, ho acquistato altri prodotti. Allora, in primis questi panni cattura polvere, sempre della marca Risparmio Casa. Allora, io ho preferito prendere questi perché, non so se in camera si vede, il panno, magari ve lo apro, ve lo faccio vedere, ha la stessa lavorazione a nido d'ape della Swiffer, che è quella, diciamo, originale. A parte l'apertura fichissima, e vabbè, vedete? Ha la stessa lavorazione a nido d'ape. Questa serve per catturare la polvere e, nel mio caso, i peli del cane. Quindi ho preferito acquistare questa. Sono 20 pannetti. Calcolate che io con un pannetto ci faccio 2-3 stanze. La casa è grande, quindi ogni volta che uso li uso, che io li uso durante la settimana al posto dell'aspirapolvere, perché l'aspirapolvere la passo una volta a settimana, i pannetti li passo una volta ogni 2 giorni, quindi io vado a consumare 2-3 pannetti ogni 2 giorni, quindi 20 pannetti mi dovrebbero durare all'incirca 10-12 giorni più o meno. Però ho acquistato questi marcati Risparmio Casa perché, appunto, quelli, diciamo, originali della Swiffer costano veramente un occhio nella testa, cioè 20 panni in una confezione simile, perché veramente erano identiche le confezioni, cambiava solo la marca, e cioè dovevo accendere un mutuo per comprare quelli originali, che poi alla fine hanno sempre la stessa, diciamo, funzione di questa, cioè raccogliete e buttate, cioè non vedo perché spendere magari 4,90 € per 20 pannetti quando questi costano un quarto di quelli dei originali. Quindi vabbè, poi punti di vista, io vi dico i miei, il video è mio, vi dico i miei punti di vista, però con questi io già li ho usati una volta, sono uguali agli originali, quindi ve li consiglio. Poi ho acquistato della marca Arix le spugnette, queste sono 3 pezzi, questo è il prezzo suo, non era un prezzo in offerta, lo troverete da qualche parte qui in monitor, e sono appunto 3 spugnette, le avevo terminate, queste sono per l'utilizzo che faccio dei piatti, perché per pulire il bagno, comunque le zone esterne, uso altri tipi di spugnette. Poi ho acquistato 2 tabs per rinfrescare la tavoletta, sotto la tavoletta del bagno. E allora io acquisto queste, quando le trovo acquisto quelle della DAC, quelle che si prende, cioè la pistoletta, no? Cioè la pistoletta che le spari sulla parte interna del water, non mi ricordo come si chiamano, se trovo l'immagine ve la metto da qualche parte qui, e se lo trovo in offerta, perché pure quello costa tanto, prendo quello, e quello con una carica ci fai più o meno 4-5 volte. Quando non lo trovo acquisto questi, che comunque sono profumati, fanno schiuma quando scarichi, e
non so fino a quanto igienizzano, ma a me non serve a igienizzare perché io il bagno lo pulisco spesso, mi serve più che altro per profumare e quindi ne ho acquistati due ovviamente. Non erano in offerta, questo è il prezzo proprio suo, anche perché la marca è sempre Risparmio Casa. Io trovo che, ecco, si è un po' oscurato che è andato via il sole. Io trovo che acquistare a volte i prodotti proprio dei marchi del supermercato sia, come si dice, non mi viene il termine, insomma vada bene, perché comunque sono prodotti validi che però pagate veramente a prezzo base, perché appunto è il marchio, in questo caso Risparmio Casa. Invece ho trovato in offerta, vabbè ve ne mostro due ma ne ho acquistati sei, ho trovato in offerta la citronella, non so se metterà mai a fuoco, cioè, pensavo che il video venisse corto, invece viene... parlo troppo come al solito. La citronella, anche questo marcato Risparmio Casa, questi stavano in offerta, noi abbiamo preso questi piccini perché effettivamente accenderli sul balcone la sera quando si fa un aperitivo o una cena, due di questi, ma anche forse uno solo, basta per 2-3 ore. Qui dice praticamente, non dice quanto dura, però indicativamente quando... Ah ecco, dice 2 ore e 25 minuti dura una di queste tabs, insomma in queste vaschette, vedete, queste sono proprio piccine, sono circa 11 centimetri, c'è scritto qua 11 centimetri, stavano in offerta anche quelli più grandi, però io penso che per un aperitivo, una cena, 2 ore quasi e mezza basta, quindi magari uno ne apre uno o ne apre due e lo lascia lì sul balcone per far, insomma, non avvicinare le zanzare. Questo, diciamo, dovrebbe essere l'utilizzo della citronella. E ovviamente poi si accende questo pirulino qui con il fiammifero e questo arde e diciamo sparge tutta l'essenza della citronella vicino al tavolo, comunque insomma dove lo posizionate. Quando poi eventualmente la serata dovesse finire prima, lo spegnete, allora allo spegnimento è leggermente difficoltoso. Io di solito ci butto l'acqua sopra perché veramente questo è difficile a spegnere, però poi se vi avanza il prodotto quello si secca perché è cera, quindi quando si secca poi la potete comunque riaccendere. Io trovo difficoltà a riaccenderlo, forse perché lo bagno con l'acqua, magari se voi sapete come spegnerlo senza bagnarlo con l'acqua me lo scrivete giù nei commenti, perché io trovo difficoltà a spegnerlo senza l'acqua, perché appunto è un bel pezzo di, non lo so se è sughero, se è legno, che roba è, quindi io di solito ne accendo uno e lo faccio consumare tutto, perché so che non lo posso riaccendere. Se voi avete un metodo per accenderlo, ecco, magari scrivetemelo, perché così evito di fare fantozzi, ecco, diciamoci la verità. Poi, questi, con questi, ah no, c'ho ancora tre prodotti da mostrarvi, sotto i 2 euro, aspettate che vi sposto, e sono loro che adesso vi prendo. Allora, praticamente ho acquistato il dentifricio. Allora, noi siamo pazzi per l'antica erboristeria. È un dentifricio, ma di qualsiasi tipo lo prendiate, cioè noi scegliamo di solito il purificante o il Total, che è quello per le gengive, e generalmente è un prodotto molto buono. In più vi indico che qui dietro la linguetta, che adesso voi non riuscite a vedere, è verde. Quando è verde vuol dire che all'interno del prodotto ci sono solamente elementi naturali. Io questa cosa della linguetta l'ho vista su altro consumo, praticamente sono di vari colori, se voi ci fate caso, dietro al tubetto del dentifricio ci sono vari colori, c'è il verde, c'è il nero, allora in escalation è il nero, il blu scuro, il rosso e il verde. Il nero, ci sono le peggio cose dentro, quindi magari evitate di comprarlo. E molti dentifrici, io quando ho letto questo articolo su altro consumo sono andata a guardare le marche notissime e quasi tutti ce l'hanno nero. Poi c'è il blu, che è leggermente di meno del nero, ha degli elementi che si salvano, ma è ancora, insomma, non proprio positivissimo. Il rosso, idem con patate. Il verde è quello che usa più prodotti naturali possibili. Per quello io, da quando ho letto quell'articolo, l'antica erboristeria è uno di quei dentifrici che appunto ha la linguetta qui dietro verde, quindi tendo ad acquistare sempre questo. Però state attenti, perché c'è un tipo di dentifricio, sempre dell'antica erboristeria, che a malincuore dietro è blu, non è verde, quindi lo dovete ben guardare. Qui in video non si vede, sembra nero ma in realtà è verde,
E, comunque, vabbè, io acquisto sempre questo, mi trovo bene, insomma, ci troviamo abbastanza bene. Questo non era in offerta, era il prezzo suo, ma è sempre al di sotto di 2 euro. Invece in offerta ho trovato i prodotti della Vidal e ne ho acquistati due perché sono le profumazioni che io, diciamo, ho già provato, testato e so che al di là della profumazione anche la pelle ne diciamo, risente in maniera positiva. E vi sto parlando della Vidal, che è una marca di doccia schiuma, bagno schiuma. In questo caso ho acquistato all'olio di argan e alle bacche di goji. Le profumazioni sono veramente buone. Soprattutto questo all'olio di argan, la pelle rilascia elasticità, sofficità ed è molto liscia. Soprattutto la profumazione dura nel tempo, cioè dopo 3-4 ore che fate la doccia, se vi profumate tipo non so, le spalle, così il braccio, sentite ancora la fragranza. La stessa cosa per la doccia alle bacche di goji, questa anche ha una profumazione molto buona e fresca. E poi in più sono prodotti che c'è scritto proprio qui senza coloranti, alcol, parabeni, sapone e siliconi, quindi è un prodotto anche biologico, non l'avevo letto, scritto qui bio. Insomma, io mi trovo bene, anche di questi trovate varie profumazioni, questi addirittura sotto all'euro stanno, non sotto a 2 euro, sotto all'euro, ma poi vi lascio il prezzo da qualche parte. Quindi con questa parte qui di spesa ho finito diciamo, i prodotti sotto i 2 euro. Invece adesso ci spostiamo sul lato di destra dove ci sono i prodotti sopra i 2 euro e il prodotto che ho preso in offerta dove vi dicevo all'inizio che mi serviva per la casa. Un attimo che mi sposto. Eccoci qua. Allora, ho acquistato shampoo e balsamo della Franck Provost Paris. Allora, questo, aspettate che se no mi vedete al buio, che ho spostato. Allora, questo praticamente shampoo è per i capelli colorati o con le mesh e praticamente è il formato salone senza siliconi, expert couleur, shampoo professionale, insomma è uno shampoo professionale, sono 750 millilitri. Questo l'ho trovato in offerta, per quello l'ho acquistato. Mannaggia, vi si vede scuro, ve lo volevo far vedere chiaro, forse è così. È una marca che io non ho mai acquistato, ma mia cugina, che saluto, Raffaella, che è parrucchiera, mi consiglia sempre di acquistare questo prodotto perché è un prodotto ottimale sia se avete i capelli colorati ma anche se avete i capelli naturali. Quindi l'ho trovato in offerta, l'ho acquistato, poi 750 ml, dico che mi durerà almeno 4 mesi sebbene abbia i capelli lunghi. E ho trovato in offerta anche il balsamo, che però c'erano solo di due tipi. Questo per i capelli secchi e sciupati, quindi ho preferito prendere questo perché, insomma, avendo capelli trattati, ho pensato che fosse meglio prendere questo, che è al burro di karité. E poi ce n'era un altro tipo per capelli normali, mi sembra, sempre in offerta, sempre 750 ml, e insomma, alla fine ho preso questo e questo, il combo, perché tanto alla fine mi dureranno una vita e mezza, quindi. Poi ho riacquistato per il mio cagnolino Cookie i tappetini igienici marcati Risparmio Casa. Allora, io con questi mi trovo benissimo, al di là del prezzo, che sono forse quelli più economici che riesco a trovare in tutti i supermercati qui della mia zona, ma sono veramente molto assorbenti, non emanano odore quando appunto il cagnolino ci fa i suoi diciamo bisognini. E poi io mi trovo bene con la dimensione 60x60 perché vabbè, un cane di taglia piccola, quindi insomma non sarebbe l'ideale prendere quello grande, anche perché vi dico la verità, su quello grande che è 60x60 90, il mio cane, che voglio dire è piccolo, l'avete visto pure in video, la faceva fuori, cioè talmente era grande il tappetino che non riuscivo a beccare lo spazio entro cui farla. Quindi mi trovo bene con questo e ne ho presi due. Ogni volta che vado ne prendo due, poi a parte che c'è anche Scooby-Doo che è troppo carino, ma ne prendo sempre due perché è un prodotto veramente valido e, come vi dicevo, è marcato Risparmio Casa, ma secondo me i prodotti marcati Risparmio Casa, che poi sarebbero il primo prezzo, secondo me sono buonissimi, cioè buonissimi, sono ottimi, nel senso ci sono dei prodotti che veramente valgono anche se sono il primo prezzo. E poi il prodotto che vi dicevo, che sta qui, guardate nella sua interezza quanto è bello il Tris, adesso metterà a fuoco, mi auguro sì. Allora, se vi state chiedendo che cos'è, praticamente è il oddio, scusate che c'ho il fiatone, che sto parlando da 25 minuti non stop.
praticamente il tris per l'immondizia differenziata. Qui noi facciamo la differenziata e io di solito, adesso se ne è uscito il tappo, lo devo rimettere. Non avendo questi secchielli, perché il comune non li ha dati, cioè li ha dati per il condominio ma non per ogni singola famiglia, poi ti aggiusto. Praticamente lasciavo le buste così, insomma, abbandonate sul balcone. Siccome ho sistemato il balcone, volevo appunto lasciare un po' in ordine lo stesso anche nel reparto immondizia, e quindi abbiamo trovato questo tris in offerta e lo abbiamo acquistato, perché come vi dicevo a Brico Io c'erano singoli bidoncini con i tappi, uno verde, uno blu, uno giallo, ma veniva un prezzo singolo ed era 9,90 a barattolo, insomma, a dispenser. In realtà questo, che ne sono tre, lo abbiamo pagato 3, ve l'ho detto alla Mike buongiorno, e lo abbiamo pagato 19,90, quindi un prezzo vantaggioso, perché abbiamo risparmiato 10 euro per avere comunque tre contenitori anziché due. E ovviamente in quello giallo metterò plastica e vetro. Noi facciamo plastica, vetro, metallo, di solito la busta è gialla, quindi questo è giallo, lo metto qua. Poi la differenziata, che sarebbe il secco, le buste sono viola, ma viola non l'ho trovato, quindi lo metterò nel blu. E poi c'è la carta, che è carta, cartone, insomma quei materiali lì, che ha la busta bianca, comunque trasparente, e in questo caso lo metterò nel verde, ma perché sappiamo noi bene o male i colori. Ma poi sicuramente farò le tag e le scriverò sopra, perché mio marito si scorderà sicuramente colore, abbinamento colore materiale, quindi per agevolare il tutto farò una tag e la metterò qui su, vedete, che poi è carino perché c'ha anche, non so se riuscite a vedere, le frecce del riciclo, cioè sono proprio carine, voglio dire, 19,90 si poteva tranquillamente fare. E con questo è tutto, ho parlato per un miliardo di minuti, e vi sposto questo, se no vedete il buio, cioè tutto si prende, diventa buia la cucina. E quindi con questo è tutto, io spero di avervi dato dei consigli validi per l'acquisto dei prodotti per la casa e per la persona. E troverete ovviamente prezzi, come vi ho detto, in sovrappressione, e niente, vi saluto, vi rimando al prossimo video. Questo praticamente è il video che doveva andare in onda venerdì e ve lo sparo oggi, che è domenica, poi domani rinizia la programmazione normale, e quindi vi saluto, un bacio grande, buona domenica, buon mare, buona montagna, buon tutto, ciao.